No evil can survive the holy fire. The holy fire enlightens, burns, and cleanses. Stavo tranquillamente passeggiando in questo nuovo posto a nord della seconda mappa quando mi è partito questo video. Una pira speciale per te, mostro, brucerai lentamente, implorerai pietà. Non ho fatto nulla di male, nulla, volevo solo vivere come voi, aiutatemi, brava gente, vi prego. Questo qui è un licantropo, vedete che si trasforma. Oddio. Ah. Stavo tranquillamente esplorando il posto. Un mutaforme, hai visto? Un licantropo, un mutaforme. Oh, un licantropo, un mutaforme. Tac. Eccolo. Geralt of Rivia. Che state facendo? Buzzurri. Ah, ma sono morte allora. Mamma mia. Bruttissimo. What the fuck is that? E adesso spero che Dudu non abbia fatto la stessa fine. Caleb Maleka. Felicia Core. Sono quelli là che sono morti. Personaggi. Ai tempi della persecuzione il fumo di centinaia di roghi soffocavano l'area di Novigrad. Questo clima torvo era un'ottima copertura per molti carnefici sanguinari. Cospirazioni inventate... Beh. Caleb, manager fanatico ambizioso capo delle guardie del tempo, era uno di questi opportunisti. Debbe il suo momento di gloria quando smascherò il suo ufficiale superiore Chapelle. Come mutaforma, Gerald aveva visto Mencio accendere il rogo di Chapelle nella piazza principale di Norbrigan e non aveva alcun dubbio che l'appellativo di fanatico figlio di puttana fosse anche troppo gentile per quest'uomo. Chapelle, Gerald e io sapevamo da tempo che Chapelle, consigliere, era morto anni prima ed era stato sostituito da una mutaforma che aveva assunto le sue sembianze. Ovviamente avevamo fatto parola con nessuno in quanto istituzione era nell'interesse di tutti. Mutaforma, privo della crudeltà del vero Chapelle sotto la sua decisione. Ah, praticamente è questa qua, è morta anche questa. Gerald si era trovato spesso in situazioni in cui non gli era stato possibile impedire la morte di qualcuno. Infatti si può dire che ormai ci avesse fatto l'abitudine. Tuttavia è ben diverso restare a guardare impotente l'esecuzione ingiusta e crudele di una persona conosciuta. Tale fu la sorte di Felicia Core, una giovane maga che Gerald aveva incontrato durante il suo soggiorno a Loc Muin. Sebbene non avesse avuto occasione di conoscere bene a Witcher, l'ex discepola piaceva, perché gli era sembrata un'agevole, piacevole e intraprendente. Tuttavia era un'utilizzatrice di magia, un membro della più odiata sorellanza di maghi, pertanto morì sul rogo. E mica scemo Witcher. Vedete, sono qui sopra. Adesso sto esplorando il nord della seconda mappa. Qui bene o male ho finito, vabbè, qualche punto di domande che farò così. Adesso forse vado avanti con la storia. Intanto mi sto esplorando un po' qui giusto per sbloccarmi i negozi, che quello mi interessa. Non vado dentro a tutte le case perché altrimenti, ciao. Mi attivo le bacheche così mi partono i punti di domanda. E niente. Il tizio che era qua dove è andato? Qua che hanno combinato. Mamma mia, siete proprio degli assassini. Ah, vedi che escono, che figata. Armaiolo. Che cazzo c'è qua sotto? Ma dov'è l'entrata del cubo? Ah, è lassù. Abì. Avisce, avisce. Sbilenca un poco. Sono uscito. Ma che cazzo ci sono? Ma che cacchio è? Oh! Perché ha iniziato questo combattimento? Ma tanto Che è intervenuto il combattimento. Ho paura. Ho paura. Ma chi è sta voce? Non sto capendo una pava. Dì alla del mano di Doraven che ha risolto il problema. Oh. Contento lui. È morto. Finito? Humming. Place of power, it's gotta be. Alderman. Ah, ma questo qua è il signore che mi parlava. Solved your problem. Just in case though, avoid the whispering. Però per sicurezza è stata la larga del sussurratore. Or something lurking there. Ho distrutto qualcosa ma non so cosa, meglio non sapere. Uno spirito si era impossessato dall'albero. An evil spirit had possessed a tree on the hill. It was responsible for the killings. How'd you dispel this evil? È scorreggiato in testa. Come cacchio vuoi che l'abbia diventato? Some being had come to possess the tree's heart. I destroyed the heart and its inhabitant. So it were a ghost. Will it be back? No. No. La Megere, ossia quello che voi chiamate Signore del Bosco, mi hanno detto che devo ricevere un pagamento. Dammi il pugnale. I'll be back soon. Qua si trafigge. Ah! There's payment. Take it to the ladies, will you? What the hell was that? 'Tis our pact. You're a stranger. You don't belong here. It's honest pay for their protection. So all those ears in the woods. Put it out your mind, master. You soon be leaving, and we must tarry on. Our young'uns and their young'uns after them. No gods nor masters. Belen è dimenticata da dei e sovrani. Questa terra non appartiene a nessuno. Chi vuole sopravvivere deve cercarsi un nome e tutelare. Prendi tu possesso del posto. Se non è di nessuno, si faccia davanti qualcuno. Wow, wow, wow! Mamma mia! Mamma mia! Stanno godendo per un orecchio tagliato! Mamma mia! Che schifo sono! Rinfodera l'arma, uomo! È persino più bello del vivo! Che cacchio è? Ah, sono le tre streghe della... del quadro! Porca vacca! Porca, che schifo! Ecco, vedi, questi qui andrebbero annientati. Ma adesso se lo mangia? Ah no, lo metti in collezione. C'è chi colleziona action figure e chi colleziona orecchie. Non provare mai più a ostacolarci. Perdoneremo questa trasgressione perché ci ha seguito bene. I tuoi bambini sono pasciuti e dolci come il caramello. Ora dobbiamo parlare con il nostro amico. Mamma mia. Terrore, conosco quel sogno, lei ha Anna, quel segno. Lei non appartiene a nessuno. Che ha questa la testa? Nel suo ventre maturava un frutto generato dal seme di un uomo che detestava. L'abbiamo aiutata e lei... Ma perché quella lì c'ha una mano fuori dal seno? Porta il segno, ora è nostro. Coraggio, c'è un'altra donna che ti interessa, parla, capelli bianchi. Posso ucciderla? Perché è sembrato diverso? Ci siamo agghindati apposta per te. Che schifo. I'm impressed. Polymorphism. Ti succhierei fino all'ultima goccia. Sarei la migliore della tua vita, è l'ultima. Credete di stare lontana che mi infizzo. Mi avete usato per domare la collina dei sussurri. Niente è gratis, hai distrutto i poteri oscuri e riportato la pace del nostro regno. Che fortuna aver incontrato un cavaliere così coraggioso. Whose spirit was trapped? That of one who won. But she couldn't deceive. You've rid the world. Bah. Our deal. Secondo me il male maggiore ce l'ho davanti. Now you do. A word once given. The girl. La bionda slavata, così si dice, magra come un chiodo, stanca e spaventata, non si reggeva in piedi, povera cara. Ci siamo presi cura di lei, come se fosse nostra figlia. Fatica sprecata, si è comportata molto male. Perfida, testarda ed egoista. Non vi credo, dicono che mantenete sempre la parola, perciò raccontatemi quello che è successo nei dettagli. Lo faremo, uomo coraggioso. Ed ecco qui che adesso utilizziamo Cirilla. Cirilla, vai Cirilla. Sapevamo che sarebbe giunto qualcosa di speciale. Leggiamo all'interiore degli animali, cogliamo i presagi. Avevamo intravisto la sua sagoma come un riflesso in una pozza d'acqua. È giunta dalle pelude inferiori. All'inizio non sapevamo che era la ragazza a cui si riferivano i presagi. Frutto del sangue ancestrale, il seme da cui scaturiranno le fiamme. Mamma mia. Ma che bestia che sei, ma mi fai paura. Peggio di Resident Evil. È caduta nelle nostre mani. Elder Blood. Il sangue della traditrice. Che schifo, mamma mia. Tanta roba. Dorme come un agnellino. Venite sorelle, non perdiamo tempo, la tavola è preparata, il calderone è sul fuoco, se la volevano mangiare. Ah, vedi, non possiamo, è destinata a lui. L'avrà immelerita, ma non in terra. L'assaggiamo e ma lei sveglia. Mamma mia, se la volevano mangiare. Il piedino da fare in brodo. Lo sto già pregustando. Bene, procediamo. Mamma mia. Mi viene da vomitare. Mi viene da vomitare. Torna qui, torna indietro. Ah, è scappata la tipa. Ma quanto è forte? Ma è più forte di Geralt. È mai possibile? È mai possibile? Ma continuiamo a combattere. magia. Ce ne sono un po' troppi. Ah, ma devo fuggire. Ah, ma ciao allora. Ah, non devo combattere. Sennò stavo finendo male. Sennò stavo davvero finendo male. Scusate, mi sono sbagliato. Cirilla malcontenta. Mamma mia. Panico. Panico. Porca vacca. Panico totale. Adesso va a bastonare le tre streghe perché se la sono lasciata andare. Adesso le va a dare di santa ragione alle tre Megere. Più tardi. Boom. Eccola, ma che cacchio corri che non ti stava seguendo? Forse la stavano seguendo. Che figata di trama. Non me l'aspettavo proprio. La storia di Ciri completata, avete cercato di ucciderla. Volevate macerarla come un animale. Il suo sangue avrebbe risvegliato in noi il ricordo della giovinezza. Elder Blood. Sangue ancestrale, che ragazza straordinaria. Ma tu fatti una doccia, no? Che peccato che sia fuggita. Non la passerete liscia. Sì, 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 sì. You tried to kill her. Can't forgive you for that. Chiacchiere inutili. I nostri destini sono intrecciati, è vero, ma i frutti non sono ancora maturi. Ora inseguirai ombre e vagherai nella nebbia, nel Veneto. Ogni volta che la vedrai sarà solo un miraggio. A mirage. E anche se la trovassi la ragazza morirà. Ma che schifo. Ma che schifo. Peggio di... peggio di Evil Within. Mamma mia. Lui per niente intimorito. Lui per niente intimorito. Riferisce a Barone ciò che hai scoperto su Anna. Imlerit. Imlerit. La it e la fatta. Riferisce a Barone ciò che hai scoperto su Anna. Voci di Cirilla aggiornate. Wow, poi dopo le torniamo ad uccidere, ma perché secondo me adesso sono a un livello più alto. Secondo me non ce la faccio. Barone, Barone. Che notizia è per me? Giochiamo a Gwent. Porca puttana, perché non l'hai detto subito? È nella palude del gobbo, a Cibo, un posto in cui vivere, si tiene impegnata. Non sembra avere alcuna intenzione di andarsene. Il mio compito era trovarla e l'ho fatto. Era questo il nostro accordo. Credi che io sia corrotto fino nell'animo, che sia un bastardo. Che sia un bastardo. Sì, ma mettiti un po' dietro, mettiti a posto, cioè... Ma che schifo che sei, ma ti guarda allo specchio. Actually, that's exactly what I think. Per voi Witcher il mondo è tutto bianco o nero, ma per noi gente comune esistono varie sfumature di grigio, come nella storia della mia famiglia. Allora dimmi com'è andata. Witcher fa anche lo psicologo, però ti devi comprare degli occhiali. Con Anni fu amore a prima vista. Durante la battaglia di Ankor, una lancia mi trapassò la spalla e lei si occupò della ferita. Una volta guarito le chiesi di sposarmi. Poco dopo nacque Tamara e fu inviata a Sidaris, un signore della guerra rinsorto contro Rita. Era tutto un susseguirsi di battaglie, un conflitto dopo l'altro, una vita di guerra. Ero raramente a casa, cercavo conforto nel bene. Divenni così dipendente dalle cure da non poter rinunciare neanche quando ero a casa. Vabbè, non giriamo il coltello nella piaga. Viaggiavo di fronte in fronte. Per 3 anni restavo a casa con la bimba. Ah, vabbè, lo tradivo. Tra le braccia di un certo Ivan, un amico d'infanzia. Capisci, dannazione, una scappatella nel fieno avrei anche potuto perdonarla, ma quella donna mi ha tradito per 3 anni. Tu eri in battaglia, che deve fare? Come lo hai scoperto? Un giorno tornai a casa e Anna non c'era, e neanche le sue cose. Trovai una lettera, diceva che non mi amava più, che mi lasciava per quel bastardo e che portava Tamara con sé. Mi sentii come se mi avessi inculato un cavallo. Partii in cerca di quell'infame per riprendermi le ragazze e riportarle a casa, ma non appena lo vidi qualcosa di dentro mi si destò, qualcosa di oscuro. Massacrai quel pezzo di merda e diedi la carcassa in pasto ai cani. Bestie. E Anna com'era? Il tuo dannato entusiasmo, eufemismo. Venne colta dall'ira e dall'isterismo, si scagliò contro di me scagliando e graffiando, alla fine afferrò un coltello. Mi avrebbe ucciso se non avessi reagito. Era la prima volta che la colpivo. Dovevo calmarmi. Le cose cambiarono, niente fu come prima. Anna cercava sempre di uccidersi e di uccidere me, mi impugnalava, derideva e provocava, nella speranza che la colpissi ancora. A nulla servivano le mie scuse, i fiori che gliele regalai che le portavo, non importava nulla. Dopo 2 anni l'ira si trasformò in indifferenza, interrotta saltuariamente dalle sue crisi di isterismo. Non so come facciamo a superare quegli anni, ma ci riuscimmo, anche se, come ben sai, non era tutto come sembrava. Sembrate fatti uno per l'altro. La colpa è tua, devo dire che tutto questo non mi interessa, minchia. Sarebbe da dare come risposta. La donna la seconda run da cattivo, io dico la colpa è tua. Non lo so. Sembrate fare. Beh, anche lei però, che cazzo, perché mettergli le corna per 3 anni? Cioè, lui è sbagliato, per carità. Lì non ci piove. Perché la mano sua non potrà mai essere quanto la mano di lei. Però lei ha messo le corna. Ma non è che poteva stare a casa a quei tempi. Oh, dannazione, vedo che è tutto inutile con te. Non riporterai Anna a casa, lo so. Almeno potresti dirmi com'è finita in quella dannata palude. Ha stretto un patto con la Megere. What a bloody hell? Aspettavo un figlio desiderato. Ha chiesto aiuto alle Megere, che le hanno promesso di risolvere il problema in cambio di 1 anno dei suoi servizi, e hanno mantenuto la parola, anche se in modo distorto. Anna deve aver creduto che la bambina dentro di lei sarebbe in qualche modo scomparsa, invece le Megere l'hanno privata della forza fino a farla abortire. Credo che abbia iniziato a perdere la ragione dopo l'aborto. Poi le hanno imposto i vincoli magici, vincoli che infliggono intenso dolore a chi prova a liberarsi, una garanzia del pagamento a suo debito. Porca puttana. Dobbiamo liberarla, non possiamo lasciarla lì. Non ti consiglio di avventurarti nella paura. È un luogo intrinsecamente pericoloso. E credo che quello Megere sia una minaccia maggiore di quanto si crede. Non me lo resterò qui ad attendere che le restituiscono. Se avessi tua figlia, le staresti ad aspettare, sperando della misericordia. ma io sono un uccello e io sono un marito e un padre. Ah. We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. The word once given. Now what did I last? Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. Beh, devo dire che però contro le Megere voglio andare. Si può andare. Anche se credo che siano un livello alto. Che poi anche se non fossero un livello alto 3 contro 1 io devo essere alto. It landed right in front of us. I thought we breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take. Se non dovessi prendere, prendi quello che vuoi dalla fortezza. Let's show this bastard what we were. Wow! Oh! E cacca! Ma le guardie guardano solo. Ah, sono scappati, bene. Ma con Cirilla ho solamente una spada. Cioè, per carità, penso che basti. Mamma mia, ma che è una furia! È una furia, ma che veloce che è, anche con la spada! Minchia, è molto più veloce di Geralt. Porca vacca. Mamma mia. Nel fitillo gliel'ha messa la spada. Nel fitillo. Fuck. Bellissimo. Bello, sono incimato. Ecco. Come ci salgo? Ma tu sei parente di Geralt? Ma cacchio salgo, ragazzi. Scusate. Come salgo? Ah, vieni qua. E poi? E adesso da lì? Cioè c'ero lì sopra. Ah, bene. Poverino. Mamma mia. Ma cacchio ha fatto? Dai, poverino, non uccidere. Dai. Ma che cazzo ha fatto a teletrasportarsi? Ma che grafica, beh, ha fatto bene. Ha fatto veramente bene. Poverino, dai. Ma quanta cattiveria repressa. Ma che bene che ha fatto. Se fosse fatto con la grafica da PS5 proprio del video iniziale, sarebbe una bomba. Cioè già lo è. Questo qua non trovo il buco. Che figata! Che figata! Bellissimo! Finita la storia. Il prossimo pezzo ce lo racconterà quando gli porteremo il miele di Winnie the Pooh. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. You helped me as well. When your man brought me here, you fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. We're even now. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I Wraiths mi inseguono. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. You? Where do you think you're going? Where do you think you're going? Right for Novigrad. And then who knows where. Fino a Novigrad, la città di prima. La città di primo, quella lì che sto esplorando senza cognizione di causa. She mounted and rode off. Pam 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 pam. Come ha fatto Siria a superare il blocco redaniano? Stava cercando una maga, le maghe sono tutte a 9 gradi e poi non l'ha lasciata. Il vale delle Daniane. Le ho dato una lettera di salvacondotto. Sì, beh, gli stronzi sul ponte già me ne sono occupato, sinceramente. Non è niente, ora che ho trovato informazioni che volevi, avrei fretta di andare, ma se tu potessi uccidere le Megere. Forse non mi hai sentito, qualsiasi viaggio nella palude è un suicidio. È per questo che mi serve il tuo aiuto. Non ho altre storie su Cirilla da raccontare, ma se vi accompagni sarò generoso con i miei averi. Molto generoso. Radunerò i uomini e caverò fino a Doe Warren, puoi raggiungerci lì. Vediamo la missione di che livello è qui. Poi ci salutiamo. Che cazzo è? Una bomba? Ma cos'è? Ma cos'è sta roba? Che schifo è? Ma tengono, tra virgolette, i mostri in cattività. Che cacchio è? I miei uomini lo chiamano Uma e sostengono che sia una bestia. Brutto come la merda di Ardan. A malapena, è data così. Gli ho chiesto il suo nome e lui è rimasto lì senza dire niente. Sì, praticamente non è nessuno. L'ho vinto a carte. Avete niente di meglio da giocare. Che schifo. Una volta mi ero legato a Novigrad per riposare e abbandonarmi ai piaceri della città. Alloggiava la locanda, alcuni avventori stavano giocando, così mi sono unito a loro. Quel giorno le carte erano favorevoli. Sì, vabbè. E chiesi cos'era da puntare. Lui mi mostrò quella creatura. Vabbè. Che schifo. Vabbè, tanto un giorno ci parleremo. Fine della storia. Endgame. Leggiamo che livello è la missione e poi ci salutiamo. Una battaglia alla porta. Livello 11. Livello 11. Trofeo guadagnato, consulente familiare, 180 punti esperienza, affari di famiglia, missione completata. Ritorno alle paludi del Gobbo. Incontra il barone a Don't Worry. Questo qui lo facciamo in live, fammi vedere che missione è. Anzi, che livello è? 9. Così basse sono. A me par strano. Vabbè dai ragazzi, spengo perché è tardi, è stato un piacere. Ci becchiamo nel prossimo video che sicuramente sarà una live. Leggete le descrizioni che dice tutto quello che dovete sapere. Guarda quante belle missioni. Ah, queste qua sono tutte missioni della trama. No. Ah, missioni secondarie. Missioni principali. Vai a casa di Triss e cerca una nave diretta a Skellige. Leggete le descrizioni per sapere tutto quello che c'è da sapere. E ci becchiamo nel prossimo video. Like, mi piace, tutto quello che volete, anche le offese. Ciao ragazzi.